Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Avete visto il titolo, oggi parliamo del background o il retroscena, se volete dirlo in italiano. Questo è un concetto talmente diffuso nel gioco di ruolo che io stesso, nella prima stesura di questo video, ho dato molte cose per scontate. In realtà però riflettendoci mi sono reso conto che proprio il fatto che il background sia un concetto che sia dato per scontato causa molti fraintendimenti nell'ambiente del gioco di ruolo. Quindi questa settimana vedremo di partire dalle basi. Partiamo da zero quindi. Quando si parla di background si intende la storia e in generale tutte le informazioni pertinenti a uno dei personaggi prima degli eventi che sono narrati durante la quest. Lo scopo del background è quello di stabilire il suo personaggio e le sue relazioni con il resto del mondo e serve sia al giocatore stesso che a tutto il resto del tavolo, master compreso, come base per stabilire la coerenza tra quel personaggio e la fiction di gioco. Non esiste un metodo universalmente corretto per creare e presentare un background. Giochi diversi hanno richieste e necessità diverse. In alcuni giochi viene data la più totale libertà al giocatore di inventarsi quello che vuole. In altri, anche la stesura stessa del background è regolamentata e segue delle procedure precise, senza contare tutti quei giochi non tradizionali in cui il background è qualcosa che potrebbe anche non esistere o avere degli scopi e delle funzioni totalmente diverse per il personaggio, ammettendo che quei giochi abbiano la figura di un personaggio all'interno. In linea di massima, però, ci sono alcuni accorgimenti e alcune cose fondamentali che dovrebbero essere sempre tenute a mente quando si va a preparare il retroscena per un personaggio per non avere poi problemi successivamente. Per prima cosa, sarà banale, ma l'ho visto succedere, se dovete creare retroscena per un personaggio, create un retroscena e un personaggio che vi piace giocare. Buona parte della caratterizzazione di un personaggio, soprattutto nelle fasi iniziali di una quest o di una campagna, dipenderà dal suo background. Quindi quello che metterete nel background dovrà essere qualcosa che poi portate al tavolo. Non fate qualcosa che voi stessi ritenete essere banale, noioso o poco interessante, anche perché se lo fate, questo sicuramente inficerà la vostra interpretazione di quel personaggio e di conseguenza, se il personaggio non piace a voi, non piacerà a nessun altro al tavolo e stareste attivamente danneggiando la quest. Altra cosa importante, per quanto siete voi ad aver ideato e portato poi in gioco quel personaggio, ricordatevi sempre che stiamo parlando di un'attività di narrazione collettiva, quindi voi non siete il proprietario assoluto di quel personaggio. Discutete sempre con gli altri giocatori, con il master, fate in modo che le vostre idee vengano integrate con quelle degli altri, non cercate di imporre quello che vi piace sugli altri, questo è il modo più veloce per farsi sbattere fuori dal tavolo, non per farsi dare ragione. Per quanto siate voi a idearlo, il vostro retroscena deve integrarsi sia con l'ambientazione che con quelli degli altri giocatori, quindi parlate con loro e partite dal presupposto che è perfettamente legittimo che vi venga detto che qualche elemento che avete inserito non vada bene, debba essere cambiato, e possono esserci anche casi estremi in cui vi venga proprio detto che no, quel personaggio per questa campagna non va bene, fai qualcos'altro. Può essere spiacevole sentirselo dire, però una volta che voi un personaggio l'avete preparato, resta lì, magari non lo giocate questa volta, lo giocherete in una prossima campagna. Esiste poi un mito che bisogna sfatare il prima possibile, cioè quello che un
bravo giocatore scriva un retroscena per il suo personaggio estremamente lungo e pieno di dettagli. Questo avrebbe potuto essere uno dei corollari della fallacia di Stormwind. A molte persone, infatti, piace scrivere lunghi e corposi estratti sul passato del proprio personaggio. E io personalmente, nel corso degli anni, ho visto background che erano molto più assimilabili a dei racconti brevi che alla caratterizzazione di un singolo PG. Se vi piace scrivere, fate bene a farlo, ma ricordate che il gioco di ruolo è un'esperienza di narrazione collettiva, non un modo per voi per dimostrare le vostre abilità come autore. Il retroscena di un personaggio all'interno del GDR, come quasi tutti gli elementi del GDR, è uno strumento che serve a facilitare la narrazione. Un background troppo lungo e soprattutto un background con troppi dettagli potrebbe essere difficile da assimilare e ricordare per il resto del tavolo, e a quel punto andrebbe a ostacolare la narrazione più che facilitarla. Inserendo informazioni troppo dettagliate, potrebbe essere effettivamente difficile inserire quel personaggio all'interno del mondo di gioco senza andare a disturbare la coerenza. Per quanto sia un magari bellissimo racconto, nella pratica è inutile per la funzione che deve svolgere, cioè quella di permettere di integrare il personaggio nella storia, ma va a generare semplicemente un'altra storia totalmente divergente da quella che deve essere raccontata. Prima di chiudere, voglio però fare una precisazione, anche se ne avevamo già parlato per lungo in un altro video, ve lo lascio qua in alto. Ma in parole povere, il retroscena di un personaggio, per definizione, è qualcosa che riguarda la caratterizzazione, gli eventi di quel personaggio prima dell'inizio della storia. Quindi, nei fatti, è un metatesto rispetto al testo della campagna. Questo, al di là di essere uno degli ennesimi esempi di aspetti positivi del metagioco, però vuol dire nei fatti che qualunque cosa appaia all'interno del background non è un elemento testuale finché questo non appare anche all'interno del testo vero e proprio. Cioè, in pratica, tutto quello che voi avete scritto nel vostro background è in uno stato di limbo, per cui esiste e non esiste, fino a quando non apparirà esplicitamente all'interno della quest. Solo in quel momento diventerà parte della fiction collettiva. Non sentitevi quindi vincolati a restare per il filo e per segno coerenti con tutto quello che eravate pensati all'inizio. Anzi, magari all'inizio avevate inserito qualche caratteristica, evento, peculiarità del carattere del personaggio che avete pensato potesse essere interessante da portare al tavolo. Ma poi, una volta che avete visto com'è lo svolgimento effettivo della campagna, magari questi elementi non sono più così interessanti, li ha portati un altro giocatore, in campagna è successo qualcosa di estremamente simile, o semplicemente sono talmente diversi da quello che è già successo da aver perso rilevanza. A quel punto, nonostante voi ve li avevate pensati all'inizio, non sono scritti nella pietra, potete benissimo cambiarli, pensare qualcosa di nuovo, cancellarli. Non sentitevi limitati dal vostro stesso background se questo si mette in mezzo al rendere la storia interessante. Diciamo che per questo video è tutto. Ci sarebbe ancora da parlare per ore, ma questo video diventerebbe inutilizzabile come un background troppo lungo. Adesso sta a voi. Ditemi voi se utilizzate. Conosco dei master che utilizzano proprio dei format per richiedere i background ai loro giocatori, o se lasciate una cosa più libera. Se siete giocatori che scrivono lunghi background, o siete giocatori che si limitano a scrivere "sono Bob il guerriero, mi piace uccidere i mostri", che per inciso non è qualcosa di sbagliato, un personaggio non deve necessariamente avere un grande passato se poi è approfondito durante il gioco. Comunque, scrivetemi tutto qua sotto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche.
Ogni tanto le notifiche saltano, quindi in descrizione trovate anche un gruppo Telegram e un gruppo Discord, quindi della comunità. Lì inserisco io manualmente gli annunci di quando escono i video, così andate sicuri. Io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video.